Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere Talleriche. Il video di oggi è un reading vlog ma nelle modalità un pochino diverso da quello che faccio di solito. Infatti se normalmente io riunisco più libri nello stesso video, stavolta ce ne sarà uno solo. A volte questi libri che io riunisco in uno stesso vlog hanno un tema, a volte no. Insomma, stavolta parliamo di un libro solo. Si tratta di un classico della letteratura gotica che ancora non avevo recuperato, come avrete in realtà visto dal titolo, e si tratta di Dracula di Bram Stoker, che io ho recuperato in questa edizione dell'Universale Economica Feltrinelli, che tra l'altro è più grosso di quello che io pensassi. Ora, normalmente io faccio queste intro prima, quindi non so che cosa succederà, adesso io sto facendo l'intro dopo perché mi ero dimenticata di farla. La cosa però mi fa comodo perché posso farvi un piccolo disclaimer. Normalmente io faccio dei vlog quanto più possibile senza spoiler, stavolta essendo un classico molto famoso mi sono sentita un po' più libera e anche per spiegare certe cose, certe reazioni ad alcune cose che succedevano nel libro, ho parlato più liberamente, quindi vi avverto, questo non sarà un video spoiler free, in questo caso mi sento un po' più tranquilla appunto perché si tratta di un classico, però voglio che lo sappiate prima così potete decidere se tornarci dopo, se guardarlo lo stesso, insomma così sapete come regolarvi. Quanto ad introduzione direi che ho detto tutto, vi lascio al vlog. Io in realtà avevo già fatto questo aggiornamento, solo che l'ho fatto dal cellulare, non me lo carica su Dio, probabilmente perché è troppo lungo e gli risulta un po' pesante, quindi ci riproviamo stavolta dalla fotocamera, dalla videocamera, così non dovremmo avere problemi. Allora, vi dicevo ieri sera che, aspettate che trovo il segno, perché poi nel frattempo non sono ancora andata avanti. Allora, dicevo che sono arrivata qui, questo è il mio segnalibro, sono a pagina 264, quindi sono praticamente a metà, quasi esattamente, forse sono qualche pagina oltre la metà. Volevo fare un aggiornamento prima, magari dopo le prime 100-150 pagine, per dirvi come stava andando, ma intanto durante la settimana sono stata un po' impegnata e non ho fatto in tempo. Se vedete una coda ogni tanto è il mio gatto che vede che io sto facendo cose e deve infilarsi in mezzo. E cosa dicevo? Intanto sono stata un po' impegnata e poi comunque man mano che andavo avanti la concitazione saliva e quindi sono andata un po' più avanti di quanto pensassi. Comunque sta andando molto molto bene, mi ha preso più di quanto pensassi. L'inizio è stato un po' più lento ma poi è stato tutto un crescendo di tensione, di atmosfera, quindi devo dire che sta reggendo molto bene, soprattutto a livello di atmosfera. Io non sapevo assolutamente niente di questo libro, ovviamente so chi sia Dracula, però non sapevo che cosa dovesse proprio succedere. Mi è capitata una cosa simile in questi giorni, forse settimana scorsa, quando ho letto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in cui ovviamente sapevo la questione dietro a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma non sapevo assolutamente che cosa dovesse succedere nel libro. E devo dire che alla fine è stato meglio così. All'inizio, non so se vedete, avevo messo qualche post-it con qualche appunto, poi man mano che la concitazione saliva a prendere appunto mi faceva perdere tempo e quindi ho smesso e mi sono un po' persa per strada. Infatti dall'ultimo post-it che era qua è passato un po' di tempo, infatti ho rinunciato a tornare indietro, però vabbè, li ho tenuti comunque. Allora, come sta andando? Allora, mentalmente per me sono divisi in sezioni, anche se il libro non dice parte 1, parte 2, parte 3, però per me la prima parte, per intenderci, è quella sul diario di Jonathan Harker, con lui che arriva in Transilvania e poi dal Conte Dracula e quello che succede lì, in un crescendo di tensione in cui inizialmente ci sono questi presagi, perché la gente è chiaramente agitata, ci sono evidentemente delle superstizioni su Dracula, cercano di non farlo andare, lo riempiono di segni contro il malocchio, si fanno segni della croce a profusione. Poi mi sono presa appunto qualche appunto perché inizialmente il conte è molto molto cortese, molto gentile, quindi lui si tranquillizza un pochino, però si mette l'accento su qualche stranezza fisica, strane sue abitudini. Poi c'è il primo episodio, cioè lui comincia a pensare di essere un po' prigioniero lì dentro, poi c'è il primo episodio effettivamente forte, quello dello specchio, in cui lui vede che lo specchio non riflette Dracula, poi si fa un taglietto mentre si rade e Dracula praticamente gli mette le mani al collo, si salva solo per un rosario che ha al collo.
Poi l'incontro con le tre vampire, insomma, poi questo crescendo continuo che ci lascia poi sul più bello, quindi noi non sappiamo quale sia stato il destino di Jonathan Harker. Si passa quindi a quella che per me è la seconda parte, cioè quella che è soprattutto formata da lettere e pagine di diario di Mina e lettere e pagine di diario di Lucy, soprattutto lettere se non sbaglio, qualcosa del dottor Seward. Mina è la fidanzata di Jonathan, Lucy è una sua amica. Il dottor Seward invece è il direttore di un manicomio ed era un ex spasimante di Lucy. Qui c'è tutta la parte su Whitby che mi è piaciuta molto, anche qua da un'apparente calma, perché comunque loro sono lì semplicemente per fare le turiste, per stare un po' tranquille. Poi l'episodio della nave con le pagine di diario, le persone che sono scomparse. Lucy che comincia ad avere problemi di sonnambulismo, questa strana presenza che Mina ogni tanto vede vicino a Lucy, molto ben fatta a livello di atmosfera, a livello di gestione della suspense, mi è piaciuta molto. Poi la terza parte che per me inizia quando Mina praticamente se ne va perché ha scoperto dove si trova Jonathan e lo raggiunge a Budapest. E a quel punto il focus è su Lucy, soprattutto dal punto di vista di sue pagine di diario, lettere e pagine di diario del dottor Seward e diario di Lucy, mi pare soprattutto questo, ed entra in scena Van Helsing, altro personaggio di cui conoscevo l'esistenza, ma per dirci, l'unico contatto che io ho avuto con Van Helsing è stato nel film quello con Hugh Jackman e la serie TV che avevano fatto su Dracula qualche anno fa, dove Dracula era interpretato da Jonathan Rhys Meyers. Però ecco, un altro personaggio su cui non conoscevo molto bene la backstory. Sulle sue parti ogni tanto ho qualche problemino, non perché non le capisca, è che quest'ultima parte è stata quella di maggior concitazione per me. Per farti capire che Van Helsing non è madrelingua perché lui è di Amsterdam, te lo traducono, o meglio, evidentemente lui parla un inglese che si capisce ma è un po' sgrammaticato e quindi anche la traduzione è in un italiano un po' sgrammaticato. Nei momenti di massimo picco, di maggior concitazione, questi monologhi anche un po' sgrammaticati mi danno qualche problema perché io sto leggendo un po' velocemente e a volte devo tornare indietro perché non ho ben registrato che cosa abbia detto. La mia parte preferita è stata, peraltro, proprio questa, vi ho detto che c'è stato un crescendo, quindi in realtà man mano che vado avanti mi piace sempre di più, mi intriga sempre di più, quindi ogni parte è sempre migliore della precedente, quindi sta andando veramente molto molto bene. Sono arrivata peraltro a un punto che potrebbe segnare un altro punto che potrebbe segnare un punto, potrebbe essere un nuovo punto di svolta, l'inizio di un'altra parte, ma perché è successa una cosa abbastanza grave, beh, io ho detto che avrei fatto qualche spoiler, c'è appena stato il funerale di Lucy, ma poi vedremo se effettivamente è così, è chiaro che Lucy è stata trasformata, secondo me, quindi tecnicamente è stata seppellita, ma insomma, secondo me tornerà più avanti. Siccome dopo un po' di tempo è ricomparsa anche Mina, sotto forma di soprattutto qualche lettera a Lucy, non moltissimo, ma immagino che quindi non ce la siamo lasciata alle spalle, quindi probabilmente sia lei che Jonathan torneranno più avanti. E cos'altro? Io ho parlato di più ieri sera, quindi secondo me mi sto dimenticando qualcosa. Ah sì, che mi fa un po' effetto vedere tutti questi elementi del vampirismo che nel tempo però ci siamo lasciati alle spalle, perché il vampiro come figura nella letteratura, soprattutto nella letteratura young adult, si è molto evoluto. Quindi qua ci sono tutta una serie di elementi classici come vabbè, la luce del sole, gli specchi che non riflettono, i crocifissi. Mi aspetto che a un certo punto salti fuori l'acqua santa, anche se non è ancora successo niente con l'acqua santa. L'aglio, fiori di aglio più che altro, e tutte queste cose, l'aglio, l'acqua santa, se dovesse comparire, gli specchi, eccetera, eccetera, ormai non si vedono più nella letteratura contemporanea sui vampiri. Tanto che adesso siamo addirittura andati oltre, in alcuni casi, tipo The Vampire Diaries, alla questione della luce del sole. Per cui adesso si è aggirato anche questo. Oppure Twilight, vedete, dove i vampiri vanno in giro tranquillamente alla luce del sole, sbrilluccicano, ma di fatto possono andare dove vogliono, quando vogliono. Quindi è interessante.
e ritrovare tutti questi elementi che adesso risultano un po' vecchiotti, ma che effettivamente fanno parte della lore di partenza dei vampiri. Cercherò di darmi da fare, non che sia un problema visto che vi ho detto mi sta prendendo molto, vorrei finirlo entro un paio di giorni, perché vi ho detto forse o forse no, comunque mi sono messa in testa che devo pubblicare questo vlog proprio il 31, quindi ad Halloween, perché sarebbe molto molto in tema, ci starebbe molto bene, era un po' che lo volevo fare. In realtà temevo di non riuscire alla fine a fare questo vlog perché ottobre è stato un mese veramente terribile dal punto di vista di letture. Leggevo con poca voglia, non mi piaceva molto quello che leggevo, ho finito pochissimo, ho abbandonato diversi libri e quindi ho detto forse non sono nell'umore giusto o nello stato mentale giusto per leggere questo libro, perché non vorrei poi non godermelo perché non è il momento giusto. Poi fortunatamente è arrivato un libro che mi ha fatto un po' uscire da questa situazione, cioè I frammenti della terra di Tchaikovsky. Tchaikovsky si dimostra ancora una volta uno dei miei autori sicuri e quindi ho detto va bene, forse siamo, siamo nella condizione mentale giusta ed effettivamente è così. Vediamo come andrà avanti, vi farò sapere. Io le volevo di aver dimenticato qualcosa, infatti eccoci qua, nel frattempo scusate i capelli in corso ma sarò breve. Per essere un libro che si chiama Dracula, quindi dove mi aspettavo che Dracula fosse il personaggio principale, Dracula è molto poco presente, quantomeno proprio in scena. È vero che noi sentiamo sempre la sua presenza perché succedono diverse cose su cui i nostri protagonisti stanno indagando, ma sappiamo che dietro c'è Dracula, così come ogni tanto si vede questa presenza vicino alle persone, però ecco, è effettivamente solo nella primissima parte, quella sul diario di Jonathan, che mi pare si concluda forse prima delle 100 pagine, solo lì effettivamente noi vediamo Dracula interagire con le persone. Per il resto non si è effettivamente ancora visto. Solo una volta Jonathan diceva di aver visto secondo lui il conte per strada, però non ci ha parlato, quindi in realtà l'abbiamo visto molto molto poco. È una cosa che io non mi aspettavo, pensavo che sarebbe stato in scena più a lungo. Sicuramente poi tornerà, però è più incentrato su persone che lo stanno cercando, persone che stanno cercando di capire alcune cose dietro a cui c'è lui. Ecco, un'altra cosa che non sapevo quando vi ho detto che io non so niente, ma io non sapevo niente di questo libro prima di entrarci. Sono le 16:55 e sono a pagina 412. Sto quasi accarezzando l'idea di finirlo stasera, perché andando avanti così potrei anche farcela. Comunque sicuramente questo sarà il giorno in cui ho letto di più, considerando che l'ho iniziato credo 2 o 3 giorni fa. La maggior parte l'avrò letta oggi, ovviamente perché oggi ero libera, non avevo lavoro e fino a ieri ho lavorato tutto il giorno, quindi ovviamente adesso devo capire se lo finisco stasera o se lo finisco domani mattina. Comunque mi sono data come tempo massimo domani mattina, quindi sono nei tempi, che non voglio farne una gara e mettermi fretta per finirlo stasera a tutti i costi. Comunque altra parte molto concitata, quest'ultima, anche se viene da una parte un pochino più lenta. È lunedì? Ultimo giorno, sono circa le 12:30 e ho finito poco fa Dracula, quindi sono qui per darvi le mie ultime impressioni. Eccolo qui. La prima parte nel complesso mi è piaciuta più della seconda, non perché la seconda sia brutta, ma perché ho trovato gestita meglio la suspense, il ritmo, l'atmosfera. Nella seconda, allora, ovviamente, visto che io ho detto la prima parte era un continuo crescendo, ovviamente a un certo punto questo crescendo doveva un attimo smorzarsi, sapevo che non avrebbe continuato a mantenere lo stesso ritmo per tutto il tempo, è stato un po' più altalenante nella seconda parte, ma oltre a questo ci sono diverse ripetizioni di informazioni e a volte un po' troppi dettagli, ci sono dei passaggi che secondo me non era necessario raccontare. L'ho seguito comunque, è stato interessante, però ecco, ricorderò sicuramente con più nostalgia e con più affetto la prima parte, quindi sono comunque nel complesso abbastanza soddisfatta, è un 4 stelline. Se fosse stato all'altezza della prima parte sarebbe stato anche un 5. È un libro poi nell'ambito del gotico che continua a reggere molto bene. Pensate che ho letto altri classici della letteratura gotica quest'anno che non hanno retto abbastanza bene, a volte mi hanno anche annoiato, qui non posso dire che mi abbia annoiato. Ecco, la seconda parte è stata tirata un po' troppo per le lunghe e poi il finale invece di contrasto un po' troppo
veloce. Poi è un libro, al di là delle questioni di ritmo, è un libro perfetto? No, considerando la mole di dettagli con cui si spende Stoker in molte parti, avrei voluto appunto più dettagli magari sulla questione della backstory di Dracula o anche sulla backstory di Van Helsing. Continuo a dire che Dracula compare molto poco all'interno del libro, un po' più di spiegazione su di lui non sarebbe stata male. Il libro è, manco a dirlo, un pelino sessista, su questa cosa torniamo successivamente. Ogni tanto bisogna un attimo sospendere l'incredulità, non per la parte sovrannaturale ovviamente, perché è la parte sovrannaturale, ma ad esempio personaggi che sanno di dover fare attenzione a certe cose e non ci fanno attenzione perché poi deve succedere il disastro, o quando, vista quella che è successo con Lucy, ravvisano gli stessi sintomi in Mina e nessuno fa 2 più 2, hanno bisogno che glielo dica qualcuno. Quindi ci sono un pochino di cosine, ma nel complesso mi è piaciuto. Io ho detto 4 stelline. Parlo un attimo e poi chiudo della questione della rappresentazione femminile qui dentro. Inizialmente pensavo che fosse semplicemente una questione di, sapete, i classici libri in generale, ma soprattutto i classici, sono figli del tempo in cui sono stati scritti, e quindi noi sappiamo che ci dobbiamo aspettare un po' di sessismo da questi libri, non molta giustizia nella rappresentazione dei personaggi femminili. E quindi inizialmente pensavo si trattasse più che altro di questo. Nel libro ho trovato alcune frasi, tra l'altro dette da donne, del tipo perché gli uomini sono tanto buoni e noi tanto indegne di lui, o come possono le donne non amare gli uomini quando sono così forti, coraggiosi, generosi e onesti, o il fatto che Mina venga rappresentata come un miracolo nell'ambito del mondo femminile, perché è così sveglia e intelligente. Ma perché è sveglia e intelligente? Perché ha il cervello di un uomo, cosa che viene detta molte volte. Poi continui richiami all'ipersensibilità femminile, perché le donne sono sensibili e delicate. Lucy a un certo punto viene definita come, non me lo sono segnato, avessi messo il post-it ve l'avrei letto dal testo, ma come praticamente troppo sensibile per poter vivere in tranquillità in questo mondo senza sofferenza. O il fatto che Mina venga a un certo punto esclusa da quello che sta succedendo perché si deve passare i fatti, perché sono cose troppo terribili per una donna, anche solo sentirle nominare porterebbe terrore, la sconvolgerebbe, ignorando il fatto che Mina ha partecipato fino a quel momento, sa tutto quello che è successo, ha letto dai resoconti tutto quello che è successo, compreso quello che è successo dopo la morte ufficiale, diciamo, di Lucy. Quindi non ha avuto crolli psicologici fino a quel momento, quindi perché dovrebbe averli adesso? Ma ricordiamoci, è perché Mina ha il cervello di un uomo, per questo è differente dalle altre. Poi ce ne sono altre, ma questo era solo per fare un esempio. Solo che poi mi sono resa conto che non era solo questo, e poi sono andata a vedere se era una mia impressione o se effettivamente era così, se me lo stavo immaginando, e a quanto pare no. Perché cosa succede? Bram Stoker letteralmente fa un processo di demonizzazione della sensualità femminile, fa proprio un discorso, la storia verte anche su questo. E infatti per cosa succede? Che Mina e Lucy, almeno fino a un certo punto nel caso di Lucy, sono rappresentate come la società voleva le donne all'epoca, quindi sono un esempio di generosità, di umiltà. Mina, che è fidanzata e poi sposata, è devotissima al marito, anche successivamente quando sarà in pericolo non penserà mai a se stessa, ma come questo possa affliggere, portare sofferenza al suo amato Jonathan. Inizio racconta di come lei volesse imparare a battere a macchina, ma non tanto per se stessa, ma pensando a come questo avrebbe potuto giovare al suo adorato Jonathan, lo spirito di sacrificio che poi lei dimostra. Lucy, pura e bianca come un giglio, questa cosa viene detta diverse volte. Insomma, le classiche donne umili, devote, eccetera eccetera. E le relazioni tra uomini e donne sono ovviamente castissime, non vengono mai sensualizzate, neanche quelle tra fidanzati o tra moglie e marito, come del resto ci aspettiamo per un romanzo scritto in quell'epoca, ma in realtà in qualunque epoca che non sia la modernità. In contrasto invece la sensualizzazione c'è e viene operata sui vampiri, anzi sulle vampire, perché la sensualizzazione su Dracula non
viene fatta. La scena che c'è all'inizio del libro in cui Jonathan incontra le tre vampire viene raccontata con una certa sensualità. Al posto di dire mordere, che hanno usato il verbo baciare, si racconta di queste loro labbra rosse, di quanto siano belle, di come Jonathan a un certo punto desideri proprio farsi baciare da queste donne. Quindi leggiamo tra le righe: le donne sensuali hanno un'influenza, un ascendente sugli uomini, e questo è male. E guardate come cambia il registro con Lucy tra quando è umana e quando viene trasformata. Nella scena al cimitero in cui i nostri protagonisti incontrano Lucy trasformata, si indugia sempre su queste labbra rosse che ritornano ancora una volta, il suo sguardo pieno di lascivia, il suo sguardo carico di voluttà tentatrice, della sua grazia languida e voluttuosa, qualcosa del genere. Il voluttuoso ritorna diverse volte, quindi cambia molto il registro. Quindi le donne sensuali sono pericolose e sono cattive soprattutto. Quindi lui demonizza e mette in una cattiva luce la sensualità nelle donne attraverso questo collegamento con il vampirismo. Quindi le donne sensuali sono vampiri e i vampiri sono cattivi. Insomma, questa cosa io la volevo sottolineare anche perché sapete quando vi dicono che i classici dovrebbero essere almeno riletti se li si è letti in giovane età, perché poi successivamente ti danno altre chiavi di lettura, puoi cogliere altre sfumature, e sicuramente questa cosa io non l'avrei colta se avessi letto questo classico tempo fa. Io ho letto la maggior parte dei classici che ho all'attivo nel periodo del liceo, sicuramente nel periodo del liceo non avrei colto questa sfumatura, quindi insomma volevo sottolinearla, anche perché dal momento che stavo leggendo il libro ho guardato qualche vlog su Dracula, e nessuno di questi vlog raccontava di questa cosa, erano tutti spoiler free, quindi forse è per questo che non l'hanno detto, però nessuno di loro si soffermava su questo aspetto, quindi ci tenevo a sottolinearlo, magari fateci caso anche voi. E con questo credo di aver detto effettivamente tutto. Gli ultimi giorni sono stati quelli sicuramente più frenetici dal punto di vista della lettura. Sono riuscita, dal momento che domenica ero a casa e oggi avevo più tempo perché ero a casa da lavoro, perché in uno dei due lavori non ero di turno e nell'altro facevano il ponte, insomma ho avuto più tempo, mentre nei giorni precedenti l'avevo un pochino più centellinato. Quindi questi erano i miei pensieri su Dracula. Fatemi sapere se avete letto questo libro che cosa ne avete pensato, cosa ne avete pensato delle mie considerazioni, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se ci sono degli aspetti che potrei non aver colto. In generale, per qualsiasi cosa ci troviamo sotto nei commenti, e vorrei fare in futuro ancora questo esperimento, che a quel punto non sarà più un esperimento, di fare dei vlog specifici su alcuni libri, non ovviamente indiscriminatamente su tutto, ma magari su alcuni classici che recupero o alcuni libri che attendevo con particolare interesse. Insomma, avrei già qualche idea o qualche libro un po' più chiacchierato. Nel caso, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se c'è qualche libro in particolare su cui vorreste farmelo fare. Magari la prossima volta facciamo qualcosa un po' più spoiler free. Ecco, in questo caso mi sono presa qualche libertà perché è un classico, è molto famoso, e quindi probabilmente molte cose voi le sapevate già. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me, se siete arrivati fino alla fine. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!